in questo numero di Turismo Magazine. Giubileo, un sito e una app per localizzare il patrimonio sacro di Roma. Ad agosto, boom per le città d'arte. Un progetto europeo per le scuole. Un sito e un'app per localizzare il patrimonio sacro di Roma rivolto ai pellegrini in occasione del Giubileo 2025. Sono alcune delle novità contenute nel protocollo d'intesa per l'accoglienza dei turisti in visita nella capitale in occasione dell'evento giubilare firmato a Palazzo Chigi dal ministro del Turismo Daniela Santanchè, dal commissario straordinario per il Giubileo Roberto Gualtieri e dal proprefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione della Santa Sede, Monsignor Rino Fisichella. L'obiettivo è quello di migliorare l'accoglienza dei circa 32 milioni di pellegrini e dei turisti previsti nella capitale tra 2 anni. Nello specifico, il protocollo individua 2 aree di intervento finalizzate a migliorare il processo di digitalizzazione del comparto turistico italiano. Innanzitutto, la realizzazione di un sito e di un'app integrata e geolocalizzata dei monumenti sacri che guidi il turista e offra servizi di prenotazione, bigliettazione e social. Ma anche promuovere la valorizzazione della fruizione digitale di una serie di itinerari nel centro della capitale, attraverso l'identificazione di circa 50 chiese per mezzo dell'installazione di totem, strutture autoportanti, che saranno collocate davanti agli edifici di culto individuati per il percorso giubilare. Anche nel mese di agosto l'Italia è una meta turistica attrattiva. Il paese, infatti, secondo quanto riferisce il Ministero del Turismo, con il 43% mantiene la sua posizione come seconda destinazione preferita in Europa per tasso di prenotazione delle strutture ricettive presenti sulle piattaforme online. In linea con la stagione, le mete più gettonate sono le località lacuali, balneari e montane. Nel mese di agosto le città d'arte italiane risultano essere, a livello europeo, le preferite dai turisti, registrando un tasso di prenotazione delle strutture ricettive online del 38% davanti a Grecia, Francia e Spagna. Inoltre, l'Italia offre soggiorni del 6% più economici rispetto a questi paesi. A luglio le città d'arte continuano a essere molto apprezzate dai turisti internazionali. In particolare, il gradimento si concentra sulle attrazioni, seguite da affitti brevi e ristorazione. Le prenotazioni aeree di agosto evidenziano una crescita del 18% rispetto al 2022, trainata dal flusso internazionale, costituito principalmente da turisti statunitensi. L'attrazione italiana più richiesta a luglio è il Colosseo, con quasi 1,2 milioni di ricerche online. In forte crescita le ricerche per i parchi naturali, Parco Nazionale del Vesuvio, seguito dal Parco Nazionale delle Cinque Terre e dal Parco Nazionale Gran Paradiso. Per il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, le città d'arte italiane si confermano le più apprezzate a livello europeo, mettendo alle spalle nazioni come Grecia, Francia e Spagna, ma non sono solo le più attrattive, ma anche le più economiche, visto che costano il 6% in meno delle dirette concorrenti. Educare le nuove generazioni al turismo sostenibile. È questo l'obiettivo del progetto europeo We Made Nature, che si rivolge agli studenti in collaborazione con le piccole e medie imprese turistiche nelle 4 destinazioni pilota di Italia, Spagna, Portogallo e Mauritania. Le scuole statali e private sono sempre più orientate a fornire un'educazione per uno sviluppo più sostenibile, ma secondo l'UNESCO solo il 20% degli insegnanti ritiene di poter spiegare con sicurezza ai bambini come agire quando si tratta di cambiamento climatico. Grazie al progetto sarà possibile per 4 scuole ricevere supporto con contenuti e piani di lezioni già pronti anche da parte di un team specializzato durante tutto l'anno scolastico. Le lezioni riguarderanno le diverse tipologie di turismo e i loro impatti e saranno previste gite nazionali e internazionali. La partecipazione è aperta ad almeno 60 studenti e 8 insegnanti. I viaggi sono rivolti a 3 fasce di età, 6, 10 e 11, 13 anni per i viaggi nazionali Mauritania e Portogallo, e 14-16 anni per quelli internazionali tra Spagna e Italia. Tutti i costi sono interamente finanziati dal progetto.